Bene, allora eccoci allora alla seconda parte dei nostri lavori, solo alcune parole, diciamo così, di introduzione generale, perché appunto quando abbiamo pensato con il professor Ciliberto, abbiamo iniziato a pensare appunto a questo seminario, che appunto segue quelli tenuti negli anni passati su Occidente e democrazia diretta, abbiamo inteso, credo, affrontare un tema che può essere considerato in qualche modo un campo di battaglia, usiamo questa espressione tra virgolette, all'interno della più ampia vicenda storica, filosofica, politica della modernità. Credo infatti non ci sia dubbio che, diciamo, un tema come quello dell'individualismo sia esplicitamente riferibile, se non in via esclusiva, ma quasi, all'età moderna e contemporanea. Se prendiamo, diciamo così, un qualsiasi dizionario della lingua, con individualismo credo si possa intendere in generale, appunto in senso comune, qualsiasi posizione che interpreta, diciamo, la priorità dell'individuo sulla comunità o sulla tradizione. Anche questo è un tema che credo debba essere preso in considerazione, cioè il rapporto tra individuo e tradizione. Emerge allora in questo caso appunto un'immagine dell'individuo come essere autonomo, come essere autosufficiente all'interno di un processo di emancipazione rispetto alla gerarchia dell'ordine naturale, un processo che, diciamo così, sempre a grandi linee, naturalmente senza pretese esaustive, credo possa essere fatto risalire al secolo XV. Appunto, il rapporto, appunto, la centralità dell'individualismo come momento di, diciamo così, distacco, di rottura dall'adesione a una gerarchia naturale, a una gerarchia dell'ordine naturale o a una gerarchia dettata dalla tradizione della comunità di appartenenza. Ma al di là, diciamo, di questo genesi, che ovviamente, insomma, con nessuna pretesa qui pretendo, diciamo, di poter tratteggiare, credo che appunto dalle relazioni di stamane siano emersi tre temi, ai quali ho già fatto riferimento nella breve discussione appunto seguita alle due relazioni, che possono essere in qualche modo enucleati, individuati, almeno al XVII secolo, la cui nascita, insomma, può essere almeno collocata nel XVII secolo. Tre questioni appunto che, ripeto, sono appunto quelle carattere scientifico epistemologico, no? Secondo la quale appunto l'individuo emerge come portatore di facoltà cognitive che non dipendono dalle autorictates, no? In qualche modo, no? dalle autorità del passato sostanzialmente. È il tema del soggetto, una questione che è centrale, stamane è stato citato in più di un'occasione Cartesio, no? Ma che prosegue lungo tutto il corso della filosofia e dell'epistemologia moderna. L'altro aspetto, appunto, il tema della la questione politica, con il cosiddetto giusnaturalismo, anche se appunto stamane, no, è emerso. Così non detto, è così detto. Sì, infatti, che sul quale però, insomma, ripeto, per convenzione ovviamente, no, ci utilizziamo questo termine con il tema del diritto naturale e soprattutto con due questioni che ovviamente non è che possiamo trattare tutto in questo seminario, ma che naturalmente potrebbero essere altrettanto centrali, come quella della libertà e dell'uguaglianza, no? Infine la questione economica, no? L'individualismo economico, quindi il tema dell'interesse, già stamani Mori ne ha parlato, il tema dei livellatori, ma appunto Locke, naturalmente, devo dire, potremmo aggiungere in questa linea anche autori apparentemente meno, diciamo, vicini a questo tema come Montesquieu e Burke, ma che credo in qualche modo contribuiscano a definire i contorni di quello che si può definire, che oggi definiremmo l'agente economico, no? Ecco, ma naturalmente lungi da me di volere in qualche modo descrivere la storia dell'individualismo in 10 minuti, ma certamente almeno di individuare appunto molto brevemente quali erano, diciamo, gli scopi, quali sono gli angoli di questo campo di battaglia, diciamo, no? con questa espressione utilizzata all'inizio, che ci avevano in qualche modo portato a decidere di orientarci su questo tema. Appunto, questo campo di battaglia tra individualismo e olismo, chiamiamolo così, no? Tra individualismo e organicismo. Questo terreno diviene, a mio parere, ancora più chiaro tra XIX e XX secolo, diciamo, questo confronto appunto tra prospettive
maniciste e individualiste, olistiche e individualistiche, dall'altro lato, appunto, diviene ancora più chiaro, credo, tra il XIX e il XX secolo, quando si assiste a ulteriori forme di differenziazione dell'individualismo, perché appunto noi in questo caso utilizziamo individualismo moderno e contemporaneo, ma avremmo forse con più maggiore correttezza dovuto parlare di individualismi moderni e contemporanei, no? Un po' questo. E anche qui, senza alcuna pretesa, naturalmente. Certo, l'individualismo liberale non è lo stesso che l'individualismo democratico, è la differenza che corre da un lato, penso a due autori classici, sono stati già citati stamani, Tocqueville, Mill, ma anche un contemporaneo, Berlin, no? E invece appunto l'individualismo democratico, Maffettone permettendo, Rawls, no? Per esempio, ma anche per esempio tra un individualismo anarchico e un individualismo metodologico, non sto qui certamente a ripercorrere le argomentazioni di Darian Tiseri con gli autori che ha citato, ma certamente esistono forme di individualismo anarchico, cito qui anche semplicemente come forme d'esempio appunto Nietzsche e Bataille, no? Per esempio, no? Certamente hanno ben poco a che vedere con Hayek e autori del genere, quindi appunto individualismi, forme diverse di individualismo e addirittura forme diverse di reazione anti-individualistica, sempre tra il XIX e il XX secolo. Anche qui farò solo tre nomi, tanto per far capire, no, la complessità appunto di questo tema. Saint-Simon, Marx, Schmitt, tre autori che probabilmente hanno pochissimo in comune l'uno con l'altro, no? Ma che appunto in modi diciamo originali e innovativi, ognuno diciamo seguendo il proprio percorso, si oppongono appunto a questo paradigma nascente e anzi sempre più consolidato in età moderna e contemporanea. Appunto, gli esempi, se volessimo passare agli ultimi decenni, potrebbero continuare. Penso per esempio a un tema che qui non sarà trattato se non in forme, voglio dire, probabilmente diciamo così, laterali, il rapporto tra diritto naturale e diritti umani, no? Per esempio, no? Quale fondamento teorico, filosofico possiamo attribuire alla questione dei diritti umani in relazione al tema dell'individualismo, ma appunto qui credo sia sufficiente, e questo era lo scopo che mi ponevo in questi pochissimi minuti, segnalare appunto la centralità, no, della questione dell'individualismo, inteso a mio parere come uno dei centri di riferimento della filosofia moderna. A questo punto però appunto non voglio togliere ulteriore spazio al primo dei nostri relatori, sapete che abbiamo invertito l'ordine, no? Rispetto a quello che era segnalato nella locandina, Sebastiano Maffettone, che è professore di filosofia politica all'Università Luis Guido Carli di Roma, dove dirige anche il Dipartimento di Scienze Politiche e del Center for Ethics and Global Politics. È stato anche visiting professor in numerose, ed è visiting professor in numerose università europee e statunitensi, cito qui solo la London School of Economics, Harvard, Columbia, eccetera, è fondatore della rivista Filosofia e Questioni Pubbliche, oltre che collaboratore per i principali quotidiani nazionali italiani. Le sue ricerche scientifiche sappiamo bene che si sono orientate intorno a un'originale rilettura normativa della tradizione universalistica, ma ripeto, lo ringrazio per essere qui con noi, cedo ben volentieri a lui la parola.